È tornato in Calabria per una serie di incontri Matteo Salvini a sostegno delle liste della Lega in vista delle elezioni del prossimo 26 gennaio. L'ex ministro degli interni a Rende ha incontrato gli agricoltori della Coldiretti che sostengono la candidatura dell'ex presidente Pietro Molinaro, candidato nella circoscrizione Calabria Nord. Salvini si è detto certo della vittoria del centrodestra e ha parlato di quelle che sono le esigenze della Calabria. Lavoro, infrastrutture e poi sanità. Mi sono fermato a fare uno spuntino e c'è una signora che da 16 anni, 4 volte all'anno, prende l'aereo per venire a farsi terapia a Milano. Non è normale, siamo nel 2020, una sanità normale, infrastrutture, penso alla statale 106, e lavoro, perché qualcuno a sinistra pensa di colmare i buchi dei calabresi che scappano con gli immigrati. Io vorrei che in Calabria rimanessero i calabresi. Ma non si potevano non affrontare temi di respiro nazionale, come ad esempio la legge elettorale. Quando i cittadini scelgono, è sempre una buona notizia, io spero che possano scegliere anche sulla legge elettorale, perché c'è la sinistra che sta cercando con i trucchetti di palazzo di tornare indietro a 30 anni fa, ai governi con 3, 4, 5, 6, 7 partiti e ai cambi di casacca ogni quarto d'ora. Una legge elettorale moderna, efficiente, stabile, maggioritaria, all'inglese. In Inghilterra hanno votato, la sera stessa sapevano chi era il presidente e chi erano i ministri. E questo è quello di cui ha bisogno l'Italia. Certezze, stabilità, governi che durano. Non il governo Conte, Renzi, Di Maio, Zingaretti, Boldrini, Franceschini e compagnia cantante.